la categoria L, mentre si appresta al tiro del pallino sull'11 pari Domenica Rivi di Reggio Emilia. Ottima giocata da parte della Rivi, un punto a meno di 30 centimetri. Vediamo la ottima giocata da parte della Rivi. Filomena Angelici è letteralmente ormai disunita. Vediamo la in certi frangenti Filomena Angelici e anche la testa, diciamo, diventa pesante e a questo punto avrebbe dovuto tirare il pallino, anche la boccia è troppo buona, c'ha una boccia cattiva e quindi secondo il nostro parere avrebbe dovuto tirare subito il pallino e poi non si sa mai a fondo tavola, chiama 11 e si, tra virgolette, si incaponisce ad andare a punto. Vediamo un po', sembra ben giocata questa, sembra ben giocata, prende il punto, prende il punto, è un bersaglio a 3, quindi abbastanza facile per la Emiliana, che dispone ancora di 3 bocce contro una dell'avversaria. Eccola al tiro per la Emiliana. Tiro valido, colpisce il pallino, dispone ancora di 3 bocce contro una, è un punto a 90-80-90, fondo tavola. Ora sta nell'abilità veramente di l'Angelici. Se dovesse prendere il punto a fondo tavola, non sarà facile poi colpire a quella distanza, diciamo una distanza di 26-27 metri. Sembra tirata bene, ma sembra un po' lunghina, la boccia se ne va, se ne va, se ne va. Ha preso il punto! Sembrava che andasse all'asse, ora, ora, un punto a non meno di 50-55 centimetri, quando sembrava tutto ormai finito, la giocatrice emiliana si appresta ad andare a prendere il punto e qui è il titolo tricolore in ballo. Boccia bassa e quindi non toglie il punto, dispone ancora di un'altra boccia e dicevamo prima, quando sembrava ormai tutto finito per l'Angelici di San Benedetto, è riuscita a togliere un punto a fondo tavola. Ecco, vediamo l'ultima giocata della giocatrice emiliana. È riuscita a togliere un punto a fondo. Vediamo sta boccia che molti dicono sia corta, altri dalla nostra portazione, ma mi sembra molto buona invece. Vediamo un po'. Vediamo un po'. L'arbitro si appresta ora alla misurazione. Suspense fino all'ultimo, 11 pari, giocata fino all'ultima boccia. Categoria C. Suspense fino all'ultimo, 11 pari, giocata fino all'ultima boccia. Vince San Benedetto! Vince San Benedetto, Filomena Angelici della San Benedettese. Vince, vince il titolo italiano nella categoria C. San Benedetto, dopo una giocata, diciamo, dopo aver giocato almeno le ultime 7 bocce malamente, e probabilmente la tensione ha giocato un brutto scherzo alla sua avversaria. E ho vicino a me già la campionessa italiana Loana Capelli, che intervisteremo, ma prima voglio aggiornarvi sul campo, l'ultimo campo che ancora. Allora, 9 a 6 per la Gelosi,